Ma sicuramente ha da risolvere una serie di problemi interni al suo partito. Quello che ha fatto finora è mettere una sua marionetta, perché di fatto è lui come sostituto e sta cercando di mettere un po' tutte le pedine per tenere equilibri interni, però tenere le posizioni magari più importanti come ministeri e a lui spostare la Boschi dalla posizione che aveva, magari anche per tutelarla, non solamente per tutelare lui, e cercare in qualche modo di trascinare per me giù anche gli altri partiti in questo governo che dovrebbe durare non si sa quando, non si sa quanto, Sì. perché comunque non è un governo sicuramente di scopo, perché hanno già detto le priorità. Sicuramente cose che ci sono e sono problemi dell'Italia, però ricordiamoci che già il primo governo tecnico doveva partire e essere fatto solamente per cambiare la legge elettorale e la riforma, poi ha fatto tante tante cose che sicuramente non erano attinenti a un governo fatto, fra virgolette, di scopo, anche se non Insomma, era chiamato di scopo quello prima. mi sembra di capire che lei si iscrive alla scuola di quelli che dicono che il governo durerà fino al 2018, è questo Ma quello che mi io sta dicendo. temo, però non credo che la gente questa volta tolleri una cosa del genere. La gente è stata chiara con questo voto, è inutile che ce la raccontiamo in modo diverso, il PD cerca di raccontarlo in modo diverso con Renzi al 40%, la gente si ha dei problemi, ritiene che ci siano state politiche sbagliate, però il voto si può rimandare. Bisogna andare al voto, ridare parola ai cittadini il prima possibile, quello che vogliono fare non solamente per il fatto che ha vinto il no, è l'affluenza che è stata enorme, penso Molto che alta, nessuno di noi se 70%, l'aspettasse fino al segno giorno di prima. volontà democratica di andare al voto, è evidente.